Si sta svolgendo, dalle informazioni che ho io, che mi danno i membri, perché io non partecipo alla conferenza, il clima è molto costruttivo, come sapete tutti i pareri unici arrivati alla conferenza sono positivi, quindi la conferenza sta affrontando le osservazioni per armonizzarle dei vari enti che partecipano, considerate che è la conferenza conclusiva, quindi il lavoro è faticoso, io ringrazio tutti i tecnici che da tutto oggi e anche nei giorni e nei mesi precedenti hanno lavorato in modo serio su questo importante progetto. Però appunto sono sceso per dirvi che visto il clima, visto la discussione che si sta sviluppando, trapela ottimismo e quindi io volevo dare questo messaggio ottimistico su una conclusione positiva di questa nostra conferenza. La conferenza non credo oggi riesca a finire, molto probabilmente verrà aggiornata per concludersi la prossima settimana, non so, decideranno lunedì o più probabilmente martedì. È chiaro che queste riunioni servono per affrontare anche alcuni dei noti critici, alcune osservazioni fatte da vari enti pubblici sulla parte più delicata che riguarda certo lo stadio, ma che riguarda un quadrante della città in cui vivono migliaia di cittadini. Che poi riguarderà anche migliaia di tifosi e che riguarda soprattutto la viabilità privata e il trasporto pubblico che, ripeto, sono a servizio di tutto quel quadrante, di tutti i cittadini di quel quadrante. Quindi un lavoro costruttivo si sta facendo, positivo, nell'interesse della città e anche nell'interesse della Roma e dei tifosi della Roma. Crede che la prossima settimana, quindi la prossima riunione, sarà l'ultima? Guardate, nessuno ha la sfera di cristallo, però penso di sì, penso che il lavoro di tutt'oggi con un'altra seduta sempre abbastanza lunga riuscirà a definire i vari aspetti, a armonizzare i vari pareri in modo tale da permettere alla conferenza di chiudersi, di determinarsi. Grazie. Grazie. Grazie.